Pace bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati, Cristo è risorto, ancora auguri di buona Pasqua in questa quinta domenica del tempo pasquale. In questa domenica incontriamo il bellissimo testo di Giovanni 15:1-8. Il testo di questa domenica ci dà delle coordinate per vivere da risorti, cioè per vivere una vita cristiana seria affinché la vita nuova che Cristo ci dona porti frutto in noi. Ci soffermeremo in particolare su due punti. Per portare frutto, perché la nostra vita sia santa, abbiamo bisogno di 1. Lasciarci potare, 2. Rimanere in Gesù. Andiamo al testo. Anzitutto Gesù dice: io sono la vite, voi i tralci. Bellissima immagine, è ciò che siamo diventati per mezzo del battesimo. Tralci innestati alla vite. Siamo parte di Lui, innestati in Lui, membra di un unico corpo, direbbe San Paolo. Quindi io sono la vite, voi siete i tralci. Ancora di più Gesù dice: io sono la vite vera. Ci vuole dire: io sono la vite che dà la vita vera, cioè la vita di Dio, la vita eterna. Il Padre mio è il vignaiolo. È un'immagine bellissima per dirci la cura che Dio ha della Chiesa, di ciascuno di noi. Guardiamo in natura. I vignaioli cosa fanno? Si prendono cura della vite, sempre e comunque, in vista del possibile frutto che essa può portare e che non è scontato dia. Il vignaiolo d'inverno, quando la vigna sembra morta e non produce frutto alcuno, la cura. Ed eccolo potare via alcuni tralci ritenuti inutili. Ed ecco quando essa mette le prime gemme che il vignaiolo cerca di discernere e potare sapientemente, lasciando quei tralci che sembrano promettere più frutto a costo di sacrificarne alcuni che tanto frutto hanno dato. E laddove ha potato con decisione, ecco sgorgare quasi le lacrime della vigna che piange. Potremmo dire inconsapevole però che proprio grazie a quelle potature potrà portare più frutto. Così è la mano amorevole di Dio che interviene nella nostra vita potando affinché ognuno di noi possa portare più frutto. Come purifica? Lo dice subito dopo Gesù. Voi siete già puri, già mondi per la parola che io ho annunciato. Come ci purifica il Signore? Con la sua parola. Ascoltarla, meditarla, custodirla nel cuore. Questa parola che entra in noi illumina, conforta, riscalda, corregge, incontra altre parole false che portiamo dentro, modi storti di pensare, schemi errati che ci portiamo dietro dalla nostra storia, confusioni su ciò che sia bene e male, verità e menzogna, ed entrando, come dice la lettera agli ebrei, come una spada a doppio taglio, illumina, purifica, setaccia, discerne, arriva fino al punto più profondo della nostra anima. Ecco, il Signore come ci pota, come ci purifica attraverso la sua parola. Per questo è importante accoglierla con attenzione, con amore, meditarla, custodirla nel cuore, perché questa parola possa lavorare la terra del cuore. Questa parola che accogliamo nella liturgia, che meditiamo quotidianamente con il Vangelo del giorno, ad esempio. Questa parola che accogliamo nelle catechesi, negli incontri formativi. Questa parola che ci può correggere e illuminare attraverso un fratello, una sorella. E allargando la riflessione, questa purificazione che Dio opera in noi anche attraverso gli eventi della vita. Perché? Perché togliendo il superfluo, potando e tagliando via le incrostazioni del male, possa risplendere sempre più in noi la bellezza dell'essere sua immagine e somiglianza. Viene in mente la famosa storia attribuita a Michelangelo, quando una volta passeggiando con un suo amico vide un blocco di pietra e disse a questo suo amico: lì incastrato c'è un angelo. Prese questa pietra, iniziò a lavorarla e tirò fuori un meraviglioso angelo. Ecco la scultura che viene chiamata l'arte del levare. Potremmo dire, per analogia, in questo senso, che la parola di Dio leva, taglia, purifica il nostro cuore da tutte quelle resistenze all'amore, quegli attaccamenti egoistici e disordinati a noi stessi, alla nostra volontà, al nostro tornaconto, che ci impediscono di essere uniti a Cristo, di seguirlo liberamente, di amare di più. Ecco, la parola purifica il nostro cuore affinché lo Spirito di Dio possa fluire
affinché possiamo essere sempre più uniti a Lui e portare frutto. Quindi, prima cosa, lasciarci purificare. Secondo punto, perché possiamo portare veramente frutto nella nostra vita, Gesù dice che è importante che rimaniamo in Lui. Come il tralcio non può portare frutto in se stesso se non rimane nella vite, così anche voi. Chi rimane in me e io in Lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Nulla che sappia di eterno, nulla che profumi di Dio, della sua vita in noi. Qui Gesù ci sta mettendo in guardia su ciò che è la vita cristiana. Vivere secondo lo spirito di Cristo, vivere uniti a Cristo, facendo la volontà di Dio. La vita cristiana non è riducibile a delle pezzuole profumate da mettere qui e lì, degli atti religiosi avulsi dalla vita da compiere per, non so, sentirci bravi o deodorare di Dio la vita. Così una preghiera, un funerale ogni tanto, un'elemosina e sono a posto. Poi continuo a fare quel che voglio. Dio non è l'arbre magique, il deodorante da mettere in macchina per dare un po' di profumo all'ambiente. A Dio dobbiamo lasciare il volante della nostra vita, lasciarci condurre da Lui, vivere uniti a Lui, per diventare ed essere sempre più uno con Lui e tra di noi. Qui non si parla di fare opere naturali, qui si parla dell'opera soprannaturale. In Giovanni il fare di Gesù è espressione esteriore, con le parole e i gesti, dell'unione interiore che Lui vive con il Padre. Questo è il fare di cui qui si parla. Un fare frutto dell'unione con Lui che manifesti attraverso le nostre parole, i nostri gesti, la bellezza di Dio che colma la vita d'amore e di gioia, che si serve di te per amare chi hai accanto, che attraverso di te continua a rendersi presente nel mondo e nella storia. Un esempio meraviglioso, una ragazza disabile, o meglio speciale, incontrata durante una delle nostre missioni di strada. Con la sclerosi multipla, a letto, muoveva ormai soltanto la testa e poteva parlare. Entrato, mi sono trovato davanti ad una ragazza colma di gioia, con gli occhi pieni di luce, di vita. E questa ragazza, prima ancora che le potessi dire qualcosa, mi disse: Dio è gioia. Io ho dato il mio cuore al Signore. Mi chiedo, ma fuori agli altri portiamo questa gioia? Ecco un esempio meraviglioso di un tralcio unito alla vite, di una donna che rimaneva in Cristo. E proprio come un tralcio, nonostante le possibili intemperie, il sole caldo, rimanendo unito alla vite porta frutto, così questa ragazza, così noi, che non significa che non avremo difficoltà, che a volte non cadremo nel peccato, ma che uniti a Cristo porteremo frutti di santità, l'amore di Dio all'opera in ognuno di noi. Quindi Gesù dice: senza di me non potete far nulla, rimanete in me. E uno si potrebbe chiedere: sì Signore, ma come faccio a rimanere in te? Ecco subito dopo Gesù: se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. Come faccio a sapere che la vita nuova di Cristo è in me? Come faccio a sapere che mi sto tenendo unito a Lui? Se la sua parola rimane in me. Se custodisco quella parola e vivo secondo quella parola. Quando è che mi stacco dal Signore? Quando gli volto le spalle, scelgo di fare secondo la mia capoccia, in preda alla tentazione, e quindi perdo quella parola, agisco in modo contrario a quella parola. Gli disobbedisco, dunque non amo. In quell'azione non amo nella verità, scegliendo il male in tante sue forme. E mi stacco da Lui. Ecco il peccato. E mi reinnesto a Lui pentendomi e lasciandomi riconciliare con il sacramento della confessione. Qui c'è qualcosa di importante, di concreto, vedete, una unione che avanza nel tempo, frutto di una parola custodita e vissuta che mi dice che sto camminando con Lui, in comunione con Lui. Qui siamo molto lontani da quel modo di pensare un po' semplicistico. Io Dio ce l'ho sempre nel cuore. Magari non prego, non frequento i sacramenti, non faccio una vita cristiana, peccati colossali, disastri cosmici, ma Dio ce l'ho sempre nel cuore. Quindi amo a modo mio, faccio a modo mio, tanto Dio è sempre con me. Beh, in realtà non funziona proprio così. È vero che Dio ti ama sempre, ti ha sempre a cuore, ma Dio è in te, tu sei in Lui, se sei unito a Lui, se hai fede in Lui, lo ami e custodisci e vivi la sua parola. Altro è ciò che uno può pensare, altro è ciò che è la realtà.
Padre Pio simpaticamente avrebbe detto: prova a pensare di essere un bue e vediamo se ti spuntano le corna. Quindi noi stiamo uniti al Signore alle sue condizioni, in base a ciò che Lui ci dice, non in base a ciò che noi pensiamo. In conclusione Gesù dice: in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Questa è la gloria di Dio, che la tua vita sia santa, che tu sia uno con Lui e che Dio attraverso di te possa continuare a rendersi presente nella storia e diffondere il suo amore. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.